Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su One Punch Man, The Strongest Man, perché oggi andremo a fare le multiplayer, andremo a fare una multiplayer o due multiplayer, vediamo un po' come siamo messi, e poi invece andremo a compiere le missioni di Saitama, perché in questo gioco comunque possiamo anche svolgere le missioni come Saitama, come vi ho spiegato nella volta scorsa, però questa volta ve le voglio proprio fare vedere. Allora, dirigiamoci sulla mappa e clicchiamo sull'iconcina della corona che si sblocca a livello 31, se non sbaglio. Come potete vedere, il boss di questa multiplayer, di questa cooperativa, è appunto il Re degli Abissi. Quindi basta che noi clicchiamo qui, abbiamo tre fasi del boss. Il boss livello 31, prima fase, seconda fase e terza fase. La terza fase, ovviamente la quarta fase, quinta, eccetera, eccetera, si sbloccheranno a livello 40. Io purtroppo ancora essendo rank 31/32, ancora non ho sbloccato gli altri livelli, quindi andremo ad affrontare la terza fase del boss, quindi del Re degli Abissi, e l'affronteremo in multiplayer. Si può fare sia in solo che ovviamente in multiplayer. Io l'ho fatta sia in solo che in multiplayer, però devo dire che in multiplayer è molto più divertente. Come potete vedere, ci sono delle lattine tipo violacee, che per l'appunto indicano l'energia che noi possiamo utilizzare nel multiplayer, che è ben diversa dall'energia gialla che possiamo, cioè dalle patatine gialle che possiamo utilizzare dal single player. In questo caso, nel menu possiamo trovare l'iconcina di destra, dove appunto utilizziamo 8 lattine di energia per affrontare il boss da solo. Altrimenti, premendo il tasto a sinistra con 6 lattine di queste viola, possiamo affrontare il boss in multiplayer. Quindi andiamo su multiplayer. Qua, ovviamente, non ci sono stanze dove persone stanno creando partite, perché vedete, in ogni fase potreste incontrare comunque delle persone che creano delle stanze. In questo momento non c'è nessuno, per cui la creiamo noi. Per creare la stanza, se non ricordo male, si doveva premere il tasto destro, esatto. Quindi creare la stanza a livello 31. Poi qua ci sono le caratteristiche che possiamo mettere dei personaggi, che a dire il vero io ancora non conosco, però vedete, possiamo selezionare questo tipo e poi con il tasto destro confermiamo e creiamo la stanza. Possiamo scegliere i personaggi da portare con noi in base appunto a quelli più forti del nostro profilo. Non so se si possono cambiare. Probabilmente sì. Ecco, così si esce. Mentre invece così che cosa succede? Ah, questo è l'aggiornamento per vedere se effettivamente alcune stanze vengono create. Allora no. Creiamo noi le stanze, vediamo invece se spostiamo. Ah, così facciamo indietro, ok. Vediamo invece così che cosa mettiamo. Ah, ecco, qua invece addirittura in due. Ecco, qui è stata creata una stanza, vedete? Quindi potrei entrare effettivamente e partecipare in questa stanza, però siccome voglio crearla io la stanza, qua possiamo scegliere addirittura se partecipare con. Ah, ecco, vedete, tre unità o due unità. Quindi tre persone o due persone. E poi qui questo qua sarebbe, non lo so, proviamo a fare così, vediamo che cosa succede. Ok, quindi mi ha scelto Genos già automaticamente con il re del sottosuolo, che a quanto pare dovrebbero essere forse i più forti effettivamente di quelli che possiedo. Vediamo se qualcuno entra. Invece aspettate, facciamo una cosa, torniamo indietro, voglio provare a vedere se premo questo che cosa succede. Non so effettivamente qual è la differenza, la cercherò ovviamente, mi informerò e vi farò sapere, però per il momento aspettiamo che altre due persone ovviamente joinino. Se io premo il più posso invitare magari degli gli amici che ho in questo momento tra la mia lista amici. Questi qua dovrebbero essere forse altri amici che ho. Eh sì, infatti posso mandare l'invito forse. Posso mandare l'invito, esatto. Qua ancora non è apparso niente. Ieri sera, a dire la verità, ho provato a fare la multiplayer e delle persone erano entrate. Infatti sono riuscito a fare una bella multiplayer, mi sono anche divertito abbastanza.
Però effettivamente non so se a quest'ora effettivamente trovo qualcuno, perché io sto registrando che da me è mattina, mentre invece sicuramente dalla parte asiatica dell'emisfero sarà notte, quindi le persone probabilmente staranno dormendo, credo. Magari questa ho creato una stanza privata. Proviamo a vedere se così forse è pubblica. Ecco, forse così diventa pubblica. Quindi vediamo un po' che cosa succede. Vediamo se entrano le persone. Perché non vorrei che le due opzioni potessero essere pubblica e privata. Qui penso di poter invitare lo stesso le persone. Esatto. Penso di poter invitare lo stesso le persone, però forse creando la stanza aperta pubblica qualcuno riesce ad entrare. Se no, male che vada, entro nella stanza che ha creato quell'altra persona. Ecco, qualcuno è entrato già con un Scarabeo Asura e un Genos, leggermente più forte rispetto a me. Ah, questo però mi sa che è uno dei quei amici. No, ecco, è entrato addirittura un Genos. Con un altro re degli abissi, però decisamente più forti. Però escono subito. Perché non restate con me qua a farmi compagnia? Cioè. Perché ve ne andate tutti? Oh, qua possiamo cominciare. Dobbiamo aspettare che tutti siano ready. Quindi si possono cambiare i personaggi. E adesso possiamo cominciare. Ecco, questa è la nostra disposizione, dei personaggi. E qua possiamo cominciare. Devo vedere effettivamente come cambiare i PG poi da portare in battaglia. Allora, chi tocca? A Dolcetto Mask. Madonna mia, quanti danni gli fa il suo Dolcetto Mask. E io ho messo la cosa automatica, mi sa. Ecco, infatti leviamo. Mamma mia. No, perché l'hanno evocato adesso a Saitama? Certo, ovviamente io comunque possiedo dei personaggi decisamente più scarsi. Dolcetto Mask è molto forte. Dolcetto Mask è davvero davvero interessante. Anche gli altri Genos non fanno tutti questi danni, eh. Pensavo di essere messo peggio, invece Donna Tank Top Master tra poco fa una brutta fine. Mamma mia, Dolcetto Mask. Davvero davvero forte Dolcetto Mask. Madonna mia. Dolcetto Mask è davvero davvero forte. E poi, come potete vedere, riceviamo un equipaggiamento più esperienza per appunto potenziare l'equipaggiamento. Qua volendo possiamo fare altra multiplayer. Io invece vorrei uscire. Ah, ecco, da qua si può fare. Da dov'era? Ecco, da qua posso scegliere chi portare. Ah, l'ho scoperto. Ok, però io adesso esco perché non mi interessa. Non mi interessa farne altre. Era soltanto per farvela vedere. Non voglio esagerare.
però ho scoperto anche da dove si possono cambiare i personaggi, quindi questa è una cosa davvero davvero ottima. Torniamo indietro perché appunto volevo farvi vedere quello che si ottiene. Quando si finiscono le multiplayer, vedete, si ottengono questi equipaggiamenti che poi con quelle targhettine esperienza possiamo aumentare. Ora ad esempio vi faccio vedere questi pantaloni. Se io premo il tasto destro qui, vedete, possiedo queste carte e per 25 monete posso potenziare la difesa di questi pantaloni, vedete, portandolo a livello 5. Poi a livello addirittura 42 si potrà sbloccare forse il crafting o qualcosa del genere per unire magari i vari tessuti, per unire i vari equipaggiamenti per crearne di migliori, però per il momento lasciamo perdere. Equipaggiamo a Genos anche i pantaloni. Ah no, ma questi sono quelli che già ho, ok, che avevo equipaggiato alla rete sottosuolo. E qua, come potete vedere, posso potenziare gli equipaggiamenti di Genos. Quindi se io faccio tipo così, vedete, tipo li porto a livello 4, in questo caso mi aumentano difesa o dipende che cosa stiamo utilizzando, mi aumentano diverse caratteristiche. È interessante questa cosa, è abbastanza carina perché ti permette comunque di avere un equipaggiamento, magari fare dei danni anche a causa di tutto quello che hai addosso. È carina, carina come cosa. Qui ancora non posso potenziare nulla. Qui ci sarebbero le medaglie che adesso sicuramente vado, mi andrò sicuramente a conquistare, a cercare. Anche se effettivamente dovrei forse prendere questo tipo di medaglie, che è anche meglio forse, per aumentare la stella. Comunque, quello poi è una cosa che è fuori off camera. Ciò che voglio farvi vedere invece adesso è, innanzitutto prendiamoci qua le ricompense che ci spettano. Quello che voglio farvi vedere in questa puntata insieme alle multiplayer sono per l'appunto le missioni di Saitama, perché come vi ho detto potete utilizzare Saitama per svolgere delle missioni, e praticamente sono delle missioni che potete svolgere per frattempo rank 4 qua di non so cosa. 30 pozioni multiplayer, buono. E torniamo indietro perché ecco qua, possiamo fare le missioni di Saitama. Come vi stavo dicendo, possiamo utilizzare Saitama in riferimento al fatto che lui era ancora un eroe di classe C e quindi doveva compiere una missione a settimana. Infatti se noi entriamo e iniziamo queste missioni, abbiamo il cellulare che ci manderà queste richieste. Ne possiamo avere fino a un tot al giorno, poi invece le possiamo ottenere come ricompensa, dipende anche dalle stage o comunque dei livelli che facciamo. Clicchiamo sul messaggio e come potete vedere dobbiamo effettuare una missione. Da questa missione possiamo ricevere o le gemme o le pozioni per il multiplayer o una chiave o delle medaglie per il completamento dei quadri, che adesso vi farò vedere appunto a che cosa servono. Vediamo cosa otteniamo. Libri e pozioni, ok, quindi altro incarico, sempre nello stesso modo, dirigiamoci a svolgere l'incarico. Ogni incarico ovviamente si svolgerà in una zona diversa e consisterà o nell'attaccare, ecco, diversi nemici che vengono ovviamente trucidati alla velocità della luce, e addirittura anche il boss che viene one shottato, e poi prendiamo il nostro forziere che ci danno altri libri e pozioni. Bene, andiamo avanti con un'altra missione, vediamo un po'. Anche qua combattimenti. Ancora una volta il re degli abissi che viene one shottato. Apriamo il forziere. Stavolta monete. Vedete, questa è tutta la ricompensa che stiamo ottenendo. Mentre invece qua, se notate bene, se riuscissimo ad ottenere le chiavi durante le nostre ronde, durante le nostre missioni, potremmo ottenere, vedete, diversi tipi di ricompensa. Però siccome per il momento ancora non abbiamo nessuna di queste chiavi, dobbiamo andare avanti e fare le nostre missioni come sempre.
Vedete, alcune missioni sono combattimenti contro boss, altre sono semplicemente, diciamo, rappresaglie così. Infatti qua abbiamo ottenuto delle gemme questa volta. Invece alcune missioni addirittura non hanno combattimento, ma hanno direttamente il baule, il forziere. Andiamo verso un'altra missione. Può sembrare noioso, a dire la verità, questo, però diciamo che in questo tipo di giochini sappiamo benissimo che il farming è forse una delle cose più importanti. Vediamo se l'accetta automaticamente. Qua mi appare 3, 2, 1. Sì, forse me le accetta automaticamente. Sì, me le accetta automaticamente. Vediamo se adesso vanno a 6, dovrebbero andare a 6, no, 7. Allora forse c'è qualcosa che forse non ho capito. Ah no, 6, ok, mi scendono non appena ottengo la ricompensa. Ok, va bene, allora avevo capito bene. Di queste missioni ovviamente se ne possono fare fino a quando le abbiamo a disposizione, perché sono delle missioni che si ottengono, come vi ho detto prima, da missioni, o comunque in generale si ottengono anche da ricompense giornaliere. Quindi è una sorta di circolo vizioso, no? Quindi fate le quest, fate le daily, riottenete queste missioni e poi le fate con Saitama. In base a quello che poi riuscite a sbloccare, in base ovviamente a quello che riuscite a trovare, poi avete le vostre ricompense che vi verranno date ovviamente tutte in una volta, non appena finirete il giro, la ronda. Quindi anche qua gemme con lattina di esperienza. Andiamo avanti, così siamo molto più veloci. Ormai mancano le ultime 4 missioni. Questa è stata una rappresaglia abbastanza facile. Oh, 11 libri ed altre monete che mi servono per comprare comunque diversi strumenti, quindi va bene così. Qui cosa c'è? Vediamo. Direttamente forziere, meglio, così ci sbrighiamo veloci. Pozioni multiplayer e monete. La prima volta che ottengo pozioni multiplayer da qua. Alcune si svolgono addirittura qui come missioni. Guardate, vediamo se... Esatto, c'è un combattimento. Ecco, disintegrato malissimo. Altre medaglie e altre pozioni. Ultima, questa è l'ultima missione, dopodiché possiamo recuperare tutto il nostro Ambaradan da ciò che abbiamo ottenuto durante questa ronda. Oh, forziere. Ok, abbiamo finito. Fine della ronda. Qua possiamo cliccare su fine e qui otteniamo le ricompense che abbiamo trovato. Queste medaglie con il pugno, queste qua che sto cliccando in questo momento, servono ad uno scopo ben preciso, ovvero a riempire, no scusate ho sbagliato, a riempire le immagini che troviamo qui. Riempire le immagini che troviamo qui ci consente di ottenere dei bonus alle nostre statistiche. Io infatti ho già completato, aspettate che ve lo faccio vedere, ho già completato questa immagine e questa immagine, che sono praticamente quelle iniziali. Mentre invece adesso si stanno iniziando a fare un po' più complesse con 9 pezzi di immagine e come potete vedere ogni pezzo di immagine costa 100 monete. Quindi se noi clicchiamo qui otteniamo un nuovo pezzo che si andrà ad incastonare. Qui potremmo ottenere forse le ricompense, no, la otteniamo dopo, che sono altre 100 monete che praticamente ci consentono di prendere un'immagine gratis. Quindi alla prossima posso ottenere il bonus. E le medaglie ovviamente si ottengono facendo fare gli allenamenti di Saitama. Questi li sbloccherete più avanti, diciamo, questi li sbloccherete più avanti nel gioco. Vi apparirà, diciamo, il tutorial, quindi non c'è bisogno che ve lo spieghi io. Però Saitama ogni volta farà degli esercizi, vi darà delle ricompense, che possono essere questi token, energia, soldi o addirittura summon ticket. Quindi in base a quello che riuscite ad ottenere, poi
avrete la vostra ricompensa e quando effettuerete diversi tipi di esercizi avrete il bonus aggiuntivo. Ok, per il resto penso che per il momento non debba farvi vedere più niente. Adesso mi metterò un pochino per conto mio a farmare qualche cosina, a farmare medaglie, a farmare un po' di tutto in generale e poi appena sarà possibile ci vedremo con un prossimo video. Quindi grazie ancora e alla prossima.